Ugo Campagnaro, intanto la tua sensazione nel vivere questo primato, perché tu hai portato a casa un playoff, una promozione nel 2016, ma neanche in quella stagione il Pescara era stato primo in classifica da solo. Sì, è una cosa molto importante perché fa bene al morale della squadra a tenere alto l'entusiasmo e la voglia. Però sappiamo che ancora è presto, sono tanto poche giornate del campionato, fa una bella sensazione vederci lì, però la cosa più importante è che si sta facendo sempre meglio giornata a giornata, si vede una squadra che sta crescendo, infatti le due migliori prestazioni sono state le ultime secondo me di questa squadra e quello parla bene, che si sta facendo un bel lavoro e si sta continuando a crescere. Senti, sei un vice campione del mondo, però questo è un momento in cui tanti, davvero tanti parlano di te, del tuo contributo, ti fa piacere immagino? Sì, questo fa piacere sicuramente, però io cerco di dare la mia esperienza a una squadra che in parte è molto giovane e cercare di fare questo mix fra noi più grandi magari e poi l'entusiasmo dei più giovani, se fa una squadra secondo me completa, in questo senso secondo me non ci manca niente. E si vede nel campo perché le prestazioni sono buone, si fanno i punti, l'entusiasmo è alto, si corre tanto e si fatica poco in questo modo e secondo me è il modo giusto di continuare. È cambiato anche il modo di gestire la tua situazione fisica, perché scorso anno Zeman quasi pretendeva che tu comunque facessi una settimana piena di lavoro prima di poter giocare, in questo caso con Pillon anche una settimana fatta gestendo la tua condizione clinica comunque ti permette di essere in campo. Sì, si è cambiato in questo senso, però ogni allenatore ha il suo modo di vedere le cose, fa le proprie scelte, l'anno scorso era in un modo, quest'anno in un altro, per me va molto meglio fare così perché io arrivo alle partite nelle migliori delle condizioni, che alla fine le partite sono quelle che ti danno punti, noi allenamenti, allora bisogna gestirsi in settimana per arrivare al top il giorno della gara. Senti, si parla molto anche di questo miglioramento nella fase difensiva del Pescara, ritieni che però si possa fare ancora meglio? Sì, dicevo prima, proprio io vedo una squadra che sta crescendo e in questo modo si può crescere ancora. L'organizzazione è fondamentale, e si sta facendo molto bene in fase difensiva, però ci sono alcuni errori che ancora commettiamo a volte, che si possono evitare e cercheremo di fare sempre di meno per continuare a crescere e cercare di riuscire a fare una squadra più perfetta possibile. Sei stato compagno di squadra di La Padula, Mancuso può ripercorrere quelle gesta, no? Partire un po' con i fari spenti e poi esplodere in una grande stagione. Sì, perché lui non manca niente, poi tra l'altro quello che c'è da dire da lui è che è una testa che come nessun altro è molto professionale, guarda i minimi dettagli e poi ha le caratteristiche per fare quello che ha fatto La Padula, lo speriamo tutti quanti perché è un giocatore fondamentale per noi e speriamo il massimo di lui. L'ultima prossima partita venerdì contro lo Spezia, giocherete da primi della classe, cambia il vostro status ma è una gara assolutamente difficile. Sì, lo abbiamo visto anche l'anno scorso dove abbiamo fatto una brutta gara, però bisogna fare molto bene, riuscire a fare quello che stiamo facendo le ultime giornate, non abbassare la concentrazione e fare il massimo possibile. Poi dopo quello che arriverà, se possiamo fare una partita positiva andrà molto meglio. L'importante è continuare a sumare in classifica e non fermarci.